money in the same man back again. I didn't hear any answer, boy. Big white man is going himself. Ipocrisia c'è nel mondo, mortacci vostri. Buonasera a tutti, grazie mille di essere qui allo spettacolo finale della prima giornata di Artere 2017. Io, alzi la mano chi è che viene ad Artere per la prima volta? Oh, meno male, tutti drogati abituali. Bene, e questo è il volume del microfono o l'hai ancora mutato? È quella. Perfetto, alzalo un pochino. Allora, io sono molto contento di essere qui, credo che sia la sesta o settima volta che vengo a fare spettacolo ad Arterie ed è molto figo perché è per me è molto bello, a parte fare questo lavoro in questa location bellissima, fantastica, ma soprattutto qui è molto bello vedere come ogni anno c'è sempre più gente che viene a vedere cosa succede ed è meraviglioso nel 2017 vedere gente che ha voglia di uscire di casa con tutte le cose fiche che si possono fare dentro un salotto oggi, cioè... Ma io lo dico per me, nel senso, io non voglio. Io se a me mi avessero detto che nel 2016 in Italia sarebbe arrivato Netflix, col cazzo che mi mettevo a fare un lavoro che mi costringeva a stare un'ora qui senza poter mai guardare internet. Ma proprio col cazzo. Che poi è una cosa che riguarda solo me, perché in realtà, in teoria, pure voi dovreste stare attenti allo spettacolo, non guardare mai il cellulare, però tanto fate come vi pare. E mi sembra anche giusto, io non sono una di quelle persone che pensa che durante lo spettacolo rispetto, non si guarda il cellulare, no, fate come cazzo vi pare. Primo perché se durante lo spettacolo guardate il cellulare vuol dire che lo spettacolo non vi interessa. Secondo, perché pure io sono abituato che quando vado in giro a fare cose divertenti, una delle prime cose che faccio è condividere le cose divertenti con la mia rete sociale. Perché è così, cioè, la realtà è questa, a me piace che la realtà sia così. Oggi non basta più che te diverti, ci vogliono le prove.